Andiamo, sì, andiamo. Cominciamo, raggiungiamo sempre il nostro tavolo. E allora, Alessandro, pieno di scartoffie. In apertura parliamo dei dati sul Covid, preoccupa la diffusione del Covid nei Balcani, in alcuni paesi come la Romania e la Bulgaria, da dove provengono moltissime delle 38.000 badanti e colf che lavorano in Italia e che lavorano a Roma e viaggiano per lo più in pullman, tanto che la Regione Lazio, insomma, ha deciso nei prossimi giorni di iniziare a fare dei test sierologici proprio nei capolinea di Tiburtina e Anagnina. E allora a Piazzale Tiburtino a Roma per noi c'è Roberta Spinelli con il suo ospite Enrico Maggi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma. Buongiorno Roberta, buongiorno, buongiorno dottor Maggi. Allora Roberta, innanzitutto com'è la situazione a quest'ora del mattino? Buongiorno Barbara, buongiorno Alessandro. C'è attesa per l'arrivo degli autobus provenienti dai paesi dell'est Europa, soprattutto, come hai ben detto, dalla Romania, perché dalla Bulgaria al momento non partono e non arrivano, non si effettuano delle corse, ma anche persone provenienti dalla Moldavia e dall'Ucraina. Ma soprattutto c'è attesa per l'arrivo dell'unità inviata alla Regione Lazio, che proprio qui, se ci aiuta l'operatore, vi faremo anche vedere dove, tra pochissimo allestiranno un presidio costituito da 3 unità. Unità in cui si troveranno responsabili dell'ASL affiancati dai medici dello Spallanzani per poter effettuare i cosiddetti test sierologici ed evitare così di poter correre il rischio dei cosiddetti focolai e quindi dei casi di ritorno. Proprio qui, tra poche ore, allestiranno questa unità perché partirà e sarà operativa a partire da mercoledì, cioè da domani. Va detto che saranno 3, come abbiamo detto, unità separate in modo da poter effettuare in tempi rapidi più o meno 100 test per ogni ora. Considerate che mediamente, viaggiando a corse ridotte, gli autobus che arrivano per lo più saranno concentrati nel fine settimana, dove arriveranno 8-9 corse, 8-9 autobus proprio dalla Romania, e le persone a bordo, viaggiando poi ovviamente in numero ridotto, saranno più o meno 40 persone, quindi i calcoli fatti dalla Regione Lazio sono dei calcoli relativi appunto all'arrivo degli autobus e al tempo che necessita, certo, il test sierologico. Conti. Il vero problema. Quindi Roberta, naturalmente si fanno dei conti per capire quante persone arrivano e quanto personale ci vuole. Allora io chiederei proprio al tuo ospite Enrico Maggi, prima di tutto, se i test sono volontari o obbligatori e quanto tempo ci vuole per dare il risultato. Insomma, non è che si fa il test e la persona intanto se ne va. I test sierologici, ci chiedono dallo studio, chiede Alessandro, sono obbligatori, si dovranno sottoporre obbligatoriamente le persone e poi per i tempi di attesa, quanto tempo sarà l'attesa delle persone e cosa faranno in quell'attesa? Beh, niente, sicuramente il test è molto rapido, quindi l'attesa è veramente poca, praticamente ci sarà da prendere soltanto un piccolo prelievo di sangue dalla falange e c'è uno stick che è tipo quelle per la gravidanza, praticamente, che ci darà con delle striscette, ci dirà se ci sono o meno gli anticorpi, sia l'immunoglobuline G che l'immunoglobuline M. Quindi sapere se praticamente noi abbiamo dei pazienti che possono essere positivi. Ovviamente questa tipologia di test non è perfetta come tutte le test, anche quelli di tamponi, però sicuramente è un grosso aiuto, un grosso ausilio, in maniera tale da contenere e capire bene le persone, poi quelle che arrivano qui, per salvaguardare chiaramente i cittadini italiani, perché ovviamente questo, il problema nostro è quello di inseguire un po' i vari contagi per evitare che si formino dei focolai. Il lavoro dei medici in questo momento è proprio quello di inseguire i focolai per evitare il diffondersi dell'epidemia. Grazie Roberta Spinelli, grazie al tuo ospite. Una questione che seguiremo, Barbara, sì, con molta attenzione, sì, perché non sì. È solo l'Italia. Ogni paese che ha avuto il suo periodo massimo di crisi ha poi dovuto affrontare il problema dei contagi di ritorno. Il mondo è uno, non ci si può isolare, ovviamente.